Beh, salve ragazzi e ragazze, come va? Spero tutto bene e benvenuti in un nuovo video. Buongiorno da Mondello! Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Nicolas e oltre ad essere un make-up lover, solitamente quando non sono struccato, promesso che alla fine del video migliorerò, sono anche un parrucchiere. Prima di cominciare vi ricordo che qua trovate il mio profilo Instagram e il mio profilo TikTok. Se avete voglia seguitemi, altrimenti non c'è nessun tipo di problema, assolutamente. E intanto ho... il singhiozzo, madonna. Come avete letto dal titolo, oggi andiamo a provare un qualcosa di particolare. Un colore per capelli, però che si illumina con la luce UV, che quindi si illumina. Il colore che andrò a utilizzare è... andrò a utilizzare questo colore della Crazy Color, perché diverso tempo fa la Crazy Color è uscita con diverse colorazioni dirette che si illuminano con la luce UV. Esiste appunto questa, che è quella rosa, che si chiama Rebel UV. Non so se Rebel UV sia il colore di questa colorazione rosa o sia in generale la gamma di colori. Comunque questa linea di Crazy Color è presente in diversi colori. C'è appunto il verde, c'è il giallo, l'arancione e questo, se non erro mi sa che ci sono solamente quattro colorazioni. E quello che dice il claim è che si dovrebbero illuminare con la luce UV. Io questo prodotto l'ho preso su Amazon, come al solito vi lascio tutti i riferimenti in info box, chissà se effettivamente è vero. Io come al solito non vedo l'ora di scoprirlo e penso sia il caso di rifare il rosa, perché come potete vedere il rosa ha scaricato ed è diventato una sorta di color pesca, anche se poi qua sono ancora abbastanza rosa, però vabbè, non è un problema. Ho appositamente lavato i capelli ieri in modo tale da non doverli rilavare oggi. Semplicemente andrò solamente a sciacquare questo prodotto, perché ho paura che poi se andassi a fare uno shampoo svanirebbe, come posso dire, il filtro UV che c'è all'interno, non lo so. Comunque io sono super excited. Lavare i capelli, tamponarli, applicare questo prodotto e lasciare dai 15 ai 30 minuti. Io lo lascio 30 minuti. Vediamo che odore ha. No raga, non ha odore, però mi sembra più aranciato. Non so se riuscite a vederlo, ve lo farò vedere anche nella ciotola. Quindi, come al solito, oddio, mi ha schizzato anche proprio il rain on me, Today it is pouring rain. Mi ha schizzato in faccia. Ovunque, me ne è andato dappertutto. Quindi, senza perderci molto in chiacchiere, pronti, cuochi, via! Come sempre, pronti, cuochi, via! Ok raga, ho messo il prodotto nella ciotola. Come potete vedere è abbastanza arancione come colore. Io vi dico la verità che sono un pochino preoccupato di come questo colore possa venire, però noi ci fidiamo della Crazy Color e vediamo se ne uscirà qualcosa di decente. Come al solito avrò lo specchio qua in basso e niente, applico il colore su tutti i capelli e lo pettino bene affinché non ci siano spazi. Quindi iniziamo subito. Io raga sono super elettrizzato. Ho finito di applicare il prodotto sui miei capelli. Chiedo scusa se magari l'applicazione l'avete vista un pochino, come posso dire, un po' fatta così. Solitamente li divido bene i capelli. Questa volta mi sono lanciato tutto il colore in testa. Non so perché non riesco a tenere le braccia sollevate oggi. Mi fanno male, quindi ho cercato di fare il più in fretta possibile. Ehi Siri, imposta un timer di 30 minuti. Ok, ho impostato il timer su 30 minuti. Posto.
Niente, raga, ci rivediamo fra 30 minuti e vedremo se in qualche modo la colorazione ha agito. Quello che vi posso dire sin da subito, praticamente questo è quello che mi è rimasto della boccetta. Devo dire che praticamente ho utilizzato più della metà e considerate che io, cioè sì, ho tanti capelli, però li ho anche abbastanza corti. Una persona con dei capelli medio lunghi, penso gliene servono almeno due o tre di boccetta del genere, perché è veramente poco il prodotto all'interno. Non penso stia tonalizzando più di tanto, vedremo alla fine. Quindi io vi lascio, ci vediamo fra 30 minuti. Allora, raga, mancano 2 minuti, ma come potete vedere, non lo so, il colore mi sembra più un pesca piuttosto che un rosa. I don't know, guys. Non lo so, se a me non dà una buona impressione, raga, ve lo dico. Comunque, io ora vado a sciacquare, asciugo i capelli, li piastro e vediamo com'è il risultato finale. Ero partito così bene, perché è un fail. Ok, raga, io ho lavato e asciugato i capelli, quindi mi sembra il caso di farveli vedere. Quindi, 3, 2, perché ho fatto così? 2, 1. Ed ecco qua, raga, i capelli. Allora, raga, come potete vedere, sono di nuovo ramati. Sono di nuovo ramati, raga. Io che ho fatto di tutto per liberarmi di questo rame, sono tornato ramato. Sono tornato ramato, ovviamente, anche a causa della colorazione diretta, perché, come avete potuto vedere, già quando la miscelavo aveva quel colore un po' pescatino, che comunque è andato a tonalizzare i miei capelli. Spero che vada via presto, ma non siamo qua per il colore, ma per vedere se si illumina al buio. Io ho già messo, se non mi rompono la casa nel mentre, ho creato questo look che vedete un po' così, non lo so, tropicale, eccetera, utilizzando gli eyeliner di Norvina, gli Electric Cake Liner, che sono questi eyeliner qua. Non li tocco molto perché praticamente poi mi sporco ovunque. Comunque, gli eyeliner questi qua che si illuminano con la luce UV. Ho già fatto un mini video su Instagram dove li utilizzo e ho fatto anche dei TikTok dove li utilizzo, magari ve ne lascio uno qua. Mi sembra arrivato il momento di spegnere tutte le luci e vedere se i capelli si illuminano al buio e poi vi darò quelli che sono i miei final thoughts. Ok, raga, sono completamente al buio. Ora ho acceso la luce UV. Pronti? Oddio, raga. No, vabbè. No, vabbè, raga, non so se vedete, ma i capelli si illuminano al buio. Allora, sinceramente, raga, mi sarei aspettato un pochino di più, perché hanno questa colorazione un pochino verdina, ma io adoro troppissimo. Cioè, non lo so, raga, mi sento un po' tipo un personaggio di un anime giapponese. Quindi, come potete vedere, sicuramente si vedono al buio, ma non poi tantissimo. Ok, raga, passando ai pensieri finali, ricomprerei questo prodotto mi è piaciuto. Allora, e non vi ho neanche detto il prezzo. Datemi un attimo che vi cerco il prezzo su Amazon. Parlando del prezzo, il prezzo è 9,39 € per 100 ml. Vi dico la verità che comunque, raga, perché sono così pochi 100 ml? Cioè, nel senso, quindi diciamo che è un prezzo non propriamente carissimo, siamo nella fascia economica. Il problema di questo prodotto, raga, dove sta fondamentalmente? Innanzitutto che il colore è completamente diverso rispetto a quello indicato, perché in teoria dovrebbe essere così come nel claim qua, dovrebbe essere questa sorta di rosa super neon, e invece è arancione fluo, ma l'avete visto anche da quando l'ho versato nella ciotola. Non mi è piaciuto tantissimo anche il fatto che sia veramente poca la quantità di prodotto all'interno, perché io, cioè, mi è rimasto un tanto così all'interno della confezione. Quindi veramente poco prodotto, soprattutto perché immagino magari una persona che li ha più lunghi dei miei dovrebbe comprare diverse confezioni, almeno due o tre, quindi si parla di 30 euro di spesa, quindi una spesa bella eccessiva. Un'altra cosa è che io non ho le ciglia finte e quindi sembra che non ho occhi per questo motivo. Ho solamente il mascara e ora capite il motivo per il quale non indosso mai il mascara, che fanno pietà le mie ciglia. Come avete visto, l'effetto UV si vede, però mi aspettavo ovviamente qualcosa in più, mi aspettavo che
si vedesse maggiormente, e invece sembra quasi verdino con la luce UV, non saprei dirvi. Sicuramente magari se avrò l'occasione proverò altri colori della collezione in modo tale da farmi un'idea più nello specifico, però quello che vi posso dire è che solitamente io non acquisto mai i colori della Crazy Color. Perché non acquisto mai i colori della Crazy Color? Perché a mio avviso sono molto 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 blandi come colori, non durano nulla sui capelli, preferisco altri colori, altri marchi come Directions, Manic Panic, Arctic Fox, colori che effettivamente rimangono sui capelli, perché io sono sicura, se volete faccio anche il test quando lavo i capelli, vi aggiorno nelle stories su Instagram, ma secondo me già al prossimo shampoo l'effetto UV sarà sparito. Consiglio, come ho visto online, di diluirlo con il balsamo, perché questo allungherebbe ancora di più la formula, facendo secondo me non risaltare poi l'effetto UV del prodotto. E quindi vi dico la verità, è un po' un ni. Sono felice di averlo fatto, perché comunque lo sapete che a me queste cose piacciono, sono tipo una gazzaladra, tutto ciò che si illumina mi piace. Mi è piaciuto provarci, ma non lo ricomprerei, ecco. Però se volete sperimentare o magari dovete andare al Bowling, dove solitamente c'è la luce UV, allora potrete sicuramente passerete, come posso dire, inosservato, ecco, sicuramente non vi vedrà nessuno con questo prodotto in testa. A parte questo, raga, io nonostante tutto spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia intrattenuto. Fatemi sapere se volete che io provi altri prodotti un pochino particolari, ecco, chiamiamoli in questo modo. Nulla, raga, io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!